non intende lasciare nulla di intentato la Vigor Senigallia, che al Bianchelli supera 1-0 l'Avezzano e riceve, dopo il triplice fischio finale, la notizia del 2-2 raggiunto nelle battute conclusive dalla capolista, che con questo pareggio resta a 4 punti di distanza e già dalla prossima settimana ha tra le mani l'opportunità di chiudere il campionato. La Vigor però ci crede ancora e lo ha dimostrato anche oggi con il tecnico Clementi, che accantona inizialmente il suo tradizionale 4-3-3 disponendo i suoi con un 3-5-2 speculare rispetto alla formazione abruzzese, che nelle prime battute dopo il calcio di avvio prova ad imporre ritmi e gioco con un atteggiamento molto aggressivo. I rossoblù assorbono senza correre rischi le offensive dei biancoverdi e con il passare dei minuti alzano il baricentro iniziando a macinare gioco e, superata la metà della frazione, provano ad accelerare creando il primo pericolo con Bartolini al 23esimo che dalla sinistra prova un tiro cross insidioso costringendo Coco ad allontanare. Passano pochi secondi e la Vigor reclama per Umani in area dopo una bella intuizione di Denis Pesaresi, ma Albano di Venezia lascia proseguire tra le proteste del Bianchelli. Un minuto dopo è Baldini che ci prova al termine di una manovra insistita nei pressi dell'area ospite, ma filosa allontana in angolo a pochi metri alla porta. L'Avezzano si raccoglie a protezione ai propri 16 metri e la Vigor, pur continuando ad esercitare una pressione costante, non riesce a costruire altre palle gol fino al ritorno negli spogliatoi. Dopo il riposo, forse consapevoli delle buone notizie che stavano arrivando da Pineto, la Vigor spinge subito con grande convinzione e inizia a collezionare occasioni. Al quinto, che Riota su punizione a destra mette al centro, Denis Pesaresi in tuffo corregge, ma la sfera finisce al lato di pochissimo. Un minuto dopo, da un'altra iniziativa di Cheriota, un rimpallo favorisce Ballello, che si ritrova tra i piedi il pallone del vantaggio a pochi passi dalla porta, ma il giovane attaccante rossoblù non riesce a trovare il tempo per la battuta a rete e viene chiuso in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina è ancora Capitan Pesaresi che prova a risolvere con una rovesciata che non trova la porta. L'Avezzano cerca di tenere in piedi il fortino assediato dalla pressione asfissiante della Vigor, che all'11esimo ancora da corner manca l'1-0 con Marini che di testa schiaccia troppo. Un minuto più tardi è Alessandro Pesaresi in campo a pochi minuti a colpire di testa su cross di Bartolini, ma il pallone termina ancora tra le braccia di Coco. I rossoblù insistono e al 18esimo trovano il meritato vantaggio. Ancora Cheriota su punizione da destra trova la testa in area di Marini, che stavolta corregge in maniera imparabile per Coco, gonfiando la rete sotto la curva rossoblù che esplode in un boato liberatorio. L'1-0 non accontenta i padroni di casa, che vorrebbero anche il gol della sicurezza, ma l'Avezzano, fino a quel momento più attento a difendersi, esce al guscio e la partita vive momenti frenetici con tanti rapidi capovolgimenti di fronte che però non procurano grattacapi ai due portieri. Per tornare ad annotare un'occasione bisogna così superare la mezz'ora con Cheriota, che al 32esimo impegna Coco a bloccare in due tempi la sua conclusione insidiosa dai 20 metri. L'Avezzano prova a dar fondo a tutte le proprie energie per ritrovare la parità e costringe la Vigor ad arretrare, ma l'unico pericolo degno di nota per Roberto è una punizione a 2 minuti dal 90esimo di Zanon, che dai 30 metri non impensierisce l'estremo difensore di casa. La Vigor amministra con attenzione nei minuti finali, l'Avezzano prova a crederci ma alla fine si arrende e al triplice fischio finale i ragazzi di Clementi festeggiano con i propri tifosi l'ennesimo successo stagionale interno, anche se la notizia alla rete del pareggio del Pineto nei minuti conclusivi attenua l'entusiasmo, senza però spegnere la speranza di riuscire nelle 2 giornate rimaste di concludere la propria incredibile rimonta. Mister Clementi, un'altra vittoria qui al Bianchelli, sbloccata nel secondo tempo quando la Vigor ha accelerato, ha sempre messo in difficoltà l'Avezzano, però resta un po' di rammarico perché il Pineto perdeva a qualche minuto alla fine e poi ha agguantato il pareggio. Quindi ci credete tutti, insomma, a sta cosa? No, adesso, al di là delle battute, noi dovevamo guardare veramente tanto in casa nostra. Dovevamo cercare di vincere a tutti i costi, come ormai ci capita, per poter continuare a coltivare questo sogno, vincere sempre, sempre. E contro squadre come l'Avezzano, così organizzate, non è veramente difficile. Oggi abbiamo impostato la partita differentemente rispetto al solito, dovevamo per forza, quantomeno all'inizio, non scoprirci troppo. Il gol è venuto da una palla inattiva, quindi questo significa che veramente con il nostro gioco, magari fatto un po' più di combinazioni e qualche passaggio filtrante, oggi era decisamente più difficile perché, appunto, per l'organizzazione dei nostri avversari. Mister Scorsini, avevate approcciato bene la partita costringendo la Vigor sulla difensiva, poi la voglia della Vigor, gli stimoli della Vigor forse hanno fatto la differenza.
Innanzitutto complimenti alla Vigor, non solo per la vittoria di oggi, io parlo di una stagione fantastica, faccio i complimenti al mister, l'ho fatti prima anche dell'inizio della gara, perché la Vigor da neopromossa ha fatto un qualcosa di strepitoso e quindi vanno i miei complimenti. Sapevo benissimo che qua avevano lasciato le penne tutti, sapevo benissimo che la Vigor in casa ha dei calciatori che se gli lasci spazio ti fanno male. Noi siamo stati molto bravi a livello tattico, la Vigor non ha fatto un tiro in porta, gli abbiamo concesso leggermente il possesso palla, ma il mio portiere non ha fatto una parata. C'è dispiacere perché prendiamo gol su una palla inattiva, sappiamo benissimo che loro erano molto fisici e che le palle inattive potevano essere molto insidiose, e così è stato.